se sia sicuro il suo piano iniziale. Vai, bello! Sorpresa! Non sento cantare! Quando il vento soffia, la culla tornerà! E quando il ramo si spezza, la culla cadrà! E il bimbo scenderà con la culla paparapau! Poi sono salvo! Ok, vado a rinascondermi! Aspetta, Bluey! Hai già fatto addormentare Copernicus? Sì, ecco qua. Grazie! Ok, ora posso andare a guardare... Guarda, ho anche altri bambini! Puoi far addormentare Giocernicus e insegnare a Delerina ad andare in bici, per favore? Oh, bingo! Io mi chiamo Otaraia, signore! Otaraia, io... Pronta! Ah, Bluey, non puoi fare lo stesso gioco che stiamo facendo io e Bingo? No! Va bene. Oh, e lascia Copernicus all'asilo nido, eh? Dormi, bambino, sulla cima dell'albero. Così, piccola pedala, sì, ti sto tenendo. Ecco che con tutte le sue forze tenta il sorpasso. Controlliamo giusto che non ci siano estranei. Libero. Oh no. Cos'era quello? Niente, andiamo a vedere la camera da letto. No, ho decisamente sentito qualcosa. È solo la cesta fantasma, mia cara. Fantasma che? Fantasma niente. Ah, forza, andiamo a vedere il solarium. Questo è il solarium, qui c'è la stanza e lì c'è il sole. Io credo proprio di aver sentito qualcosa di là. Sono d'accordo. E invece no, visto, non c'è niente. Prego ora di visitare il bagno in stile coloniale. È molto bello. Ok, andiamocene tramite questa finestra tradizionale molto originale. Ma siamo al secondo piano ora. Cerchi di non rovinare il curatissimo giardino. Io non salterò giù da una finestra. Cos'è che continua a fare questo suono? Cesta fantasma. Janet! Eh? Vogliono una suprema? Ok, una suprema. Grazie, sorelle pizzaiole. È nostra madre che ha aperto la pizzeria. Ha lavorato duramente, quindi stiamo cercando di mandarla in vacanza. Wow, adesso consegneremo le pizze più velocemente. Ah, ferma! Sto solo mettendo la pizza in macchina. Non puoi mettere il fango nella mia macchina nuova. Cosa? Perché? Perché questa costa tantissimi soldini. Oh, ok. Beh, che facciamo allora? Dobbiamo per forza giocare a qualcos'altro. Oh. E a che altro possiamo giocare? Il mio gioco preferito è guidarla e basta. Ok, allora facciamo così. Pulisciti i piedi! Scusa? Niente fango nella mia macchina. Siamo pronte, Muffin, ma non andare troppo... Com'è bello cucinare! Treno in arrivo! Prossima fermata, asilo di mamma papera! Grazie di tutto! Treno in partenza! Oh, ciao Poppy! Sei arrivata appena in tempo per una favola! È l'ora della favola! È l'ora della favola! Allora ti vengo a riprendere dopo il lavoro, tesoro! Abbraccia la tua mamma! Questo topolino viveva in una casa molto speciale. Treno in fermata! Un giorno il topolino era riuscito a fare una passeggiata. Hai fame, orso polare? Oh. Prossima fermata, veterinario! La ringrazio! Treno buongiorno, Cherise. Buongiorno, dottoressa Glenda. Oggi sarà una giornata impegnativa. Abbiamo una tigre malata e molte molfette malferme. È difficile da pronunciare. Oh, e anche un orso polare di cattivo umore. Oh, bisogna solo solleticarlo qui. Guarda, solletico, solletico. Visto? Che cosa faremmo senza di te, Glenda? Treno in arrivo! Lavoro, lavoro, lavoro. Ci vediamo domani. Ciao, Glenda. Oh no, accelera, mamma. Sto accelerando. Più veloce, maggiordomi. Forza, stanno recuperando. Non posso andare più veloce. Ciao. No. Va bene, ora basta. Arriviamo all'aeroporto, saliamo su un elicottero e voliamo via. Ci vediamo. Noi premiamo un pulsante che trasforma le ruote della casa dei sogni in razzi e prendiamo il volo anche noi! Ma chi l'ha costruita? Jerry Lee! È il nostro maggiordomo scienziato! Oh, mamma! Andiamo via di qui! Ci sto provando! Ma ho imparato da poco a guidare questo affare! E ora, paracadute! Anche noi! Ma noi abbiamo dei paracadute speciali che hanno ancora la spa attaccata!
e Jerry lì ci sventola. Quel Jerry lì se lo guadagna proprio lo stipendio. Psst, tu cosa sei? Ananas, no, mirtilli, more, lamponi. D'accordo, e tu invece? A te quale frutto piace? La banana. Io sono una banana. Banana e mirtilli, perfetto. More è meglio. Oh, ma certo, more, perfetto. Ok, ora vi metto nell'estrattore. Aspetta, quale frutto detesti? Il melone. Io sono un melone. Sì, e io sono una mosca. Oh no. Ok, mettiamo il coperchio. Clank. Ora accendiamo subito l'estrattore. Ok, eccoci qui, via il coperchio. Assaggiamo un po'. Melone e mosche. Ancora succo. No, piccole, per oggi basta, devo andare al lavoro. No, devi mangiare un po' di uova. Sì. Ok, voi vi nascondete e io vi cerco. Via, uno, due. Aspetta. Sì, aspetta un attimo. Ci nascondiamo solo se tu prometti di non dimenticarti di cercarci, Bluey. Non mi sono mai dimenticata. Sì, e come invece? Ok, ok, ve lo prometto. Bene. Ora via. Uno, due, sta contando. Tre, aspetta, quattro, nasconderci. Cinque, sei, sette, non otto, farti distrarre. Nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette. 19, 20! Pronti o no? Sto arrivando! Ora, dove potrebbero essersi nascosti? Una palla da tennis! Oh, non farti distrarre, Bluey! Qui non c'è nessuno! Si sono nascosti proprio bene! C'è qualcuno qui? Per tutti i croccantini! È pieno di gente! Belli quei pattini, amico! Non si tratta solo di te! Devi spezzare l'incantesimo delle fate! Ok, prima una cosa. Ehi, Bingo bloccata, se ho ferito i tuoi sentimenti ti chiedo scusa, piccola. Fa male quando un papà fa una cosa del genere. Sappi che ti voglio tanto bene e che farei qualunque cosa per te. Bene, sono pronto ora! Sì! Sono il signore della danza! Funziona! Continua a ballare! Non fermarti! Non fermarti! Era questo che volevate? Fate! Guarda! Una mano! Vi siete divertiti abbastanza adesso? Bingo! Urrà! Bingo! Bluey! Tornate qui! Dove sono? Non riesco a trovarle da nessuna parte. Ah, certo, forse sono andate al piano di sotto. Non riesco più a sentirlo. Penso che dovremmo bloccarlo per sicurezza. Dammi lo xilofono. No, Bluey, voglio bloccarlo io. Finora l'hai bloccato sempre tu. Bingo, lascialo! No! No! Libertà! Preso! Voi due eravate troppo impegnate a bisticciare! Bloccate! Bloccate, bloccate, bloccate! Non fa niente, la prendo dopo. E ora, signori, guardate che bello il mio gnomo da giardino nuovo! Ah, questo è il punto ideale! Oh, aspetta un attimino! Ha delle macchie di pennarello sulle dita! Probabilmente per via di qualche marachella. Fammi prendere il tubo. Guarda, mamma! Ehi, ottima strategia, campionesse! Sono un'esperta di kippy-happy ormai. Sì, ma ora non è più divertente. Puoi farlo tornare difficile. Mi dispiace, cetriolino mio. Adesso ho da fare. Oh, buongiorno, signorine. Sì, buongiorno, bimbe mie. Come butta, festaiole? Papà, stiamo giocando a kippy-happy. Puoi renderlo più difficile. Ecco il mio giornale. Papà! Vengo, aiuto! Non posso, non vedi? Sono un giornale! Oh, no, sempre le solite notizie. Sì, sì. Oh, guarda, wow! A
Accidenti, guardate un po'. Bluey, aiuto! Ti salvo io, Bingo! Lasciala andare! Oh, d'accordo, vuoi leggere il giornale, Bluey? Ok, però non fare il sudoku, è mio. Oh, guarda, un ottimo succo d'arancia! Ci voleva proprio! No, Bob! Oh, la prendo io! Vai, Bingo! Oh, bambina mia, cresci così in fretta! Ah, papà, lasciami stare! Dove si sono nascosti? Eccoti lì! Trigecko! No! Oh. Ma dove sono finiti i leoni? Una mattina io camminavo vicino al fiume, poi mi accucciai. Oh, cos'è stato? Sei stato tu, Lucky? No, oh, beh, immagino non fosse. Oh, signora Healer, non mi sembra una buona idea. Pappagallo, coniglio! Polly vuole un cracker! Tornate subito in casa, voi due! Scusi, papà di Lucky! Tranquilla, Bluey! Non avrei dovuto abbassare la guardia! Entrate qui, bestiole! Ora basta! Voi animali dovete imparare le buone maniere! Ah! Papà Trigecko! Non si fa così, chiaro? Oh, mamma, cavallo miele! Non sono più così convinta! Mamma, che villani! Oh, mamma, che villani! Smettetela di imitarmi immediatamente! Smettetela di imitarmi immediatamente! Sciocchi terrier! I maschi sono forti! Non facciamo torti! Le femmine sono lente! Gettiamole nel torrente! Oh, Chloe, fammi fare un secondo alla principessa. Ho un'idea. Ok. Le femmine sono forti, non facciamo torti. I maschi sono lenti, gettiamoli nei torrenti. Sì, ho capito. Ci hai sconfitto, mia principessa. Quando avrai bisogno di noi, ci saremo. Beh, grazie. Siamo arrivate. E questa è la fattoria in cui sono cresciuta. Ci sarà tantissimo cibo per i bebè della regina gentile. Oh, mamma, è sparito tutto.